individuare Umbria TPL Mobilità S.p.A. quale agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, attribuendole il ruolo di soggetto regolatore, agenzia, per conto di Regione, Province e Comuni. Un passaggio che permetterebbe alla Regione un risparmio annuo grazie al recupero dell'IVA che va dagli 8 ai 10 milioni di euro. E questo l'obiettivo della proposta di legge firmata dai consiglieri Franco Zaffini, Fratelli d'Italia e Manlio Mariotti, Partito Democratico, che prevede modifiche alla legge regionale 37 del 98, presentata in seconda commissione, alla cui riunione ha preso parte l'assessore ai trasporti Silvano Rometti. Zaffini, assente alla riunione, l'altro firmatario Mariotti, ha rimarcato l'urgenza di agire entro la fine di quest'anno per attribuire alla SPA residuale rimasta in capo alla Regione, dopo aver ceduto le attività di gestione di servizio alla società facente riferimento a Bus Italia, le funzioni di agenzia, affinché possa diventare stazione appaltante per le gare, assegnataria per il servizio su ferro, controllante della corretta esecuzione dei rapporti contrattuali di gestione del servizio. Dal punto di vista fiscale, l'attribuzione della qualifica di agenzia comporterebbe, secondo Zaffini, un risparmio annuo grazie al recupero dell'IVA che va appunto dagli 8 ai 10 milioni di euro. E questo può avvenire da subito, ha detto ancora Zaffini, agendo in proposito entro il prossimo 31 dicembre. L'assessore Rometti ha assicurato che la giunta regionale è consapevole di questa possibilità e nell'esprimere sostanziale condivisione ha chiesto un breve periodo di approfondimento della questione, assicurando che consulenti e tecnici della regione stanno già lavorando in proposito.